siamo a Sanremo. In diretta dalla nostra postazione di Radio Bruno abbiamo Malika Ayane, benvenuta. Eccomi, ce l'ho fatta. E non male. Tra l'altro per l'occasione hai messo le scarpe con la scritta in pandan col nostro divano dorato, che meraviglia. Perché veramente siamo assortite benissimo, devo dire. Parliamo della tua canzone, meravigliosa, una delle più richieste a Radio Bruno, ma in tutte le radio italiane. E questo è molto bello, vuol dire che insomma che tutto va bene, cioè, ovviamente è sempre una cosa imprevedibile, no? Come andrà una canzone, però se questo è l'inizio, ringrazio tutti i vostri ascoltatori. Poi vorrei sapere, fare lanciare questo sondaggio, e mi aggiornerai nei prossimi, se è più una canzone, cioè se l'ascoltatore la chiede di più nel gruppo degli autoconsolatori o nel gruppo dei limonatori, che sono le due vie di gestione tipica della ballad. Okay. Quindi no, e questo mi piacerebbe molto. Perfetto. L'hai scritta insieme a Pacifico, avete fatto degli studi sulle sonorità, ma soprattutto per il tuo album, dei suoni che avete scoperto a Berlino, e insieme invece per la musica c'è la scoperta, la rivelazione di Sanremo Giovani, Giovanni Caccamo. Sì, Giovannino è fantastico, io approfitto proprio sempre brutalmente per fare la promozione sua, perché è bravo, è in gamba, scrive bene, è tenace, è bello, che non guasta, accidenti di questi tempi, e mi ha mandato una musica molto interessante, così anche estremamente, se vuoi, classica nella sua apparente scrittura, no? Quindi con Pacifico, con Gino, abbiamo iniziato a cercare di smontare il cliché della ballad, cercando di mettere degli elementi anche un pochino più, cioè sia, come posso dire, materiali, quindi che possono appunto appartenere alla sfera quotidiana di tutti, che anche un po' astratti, che quindi si aggrappano all'emotività, perché sennò finisce sempre in un guaio. E niente, poi i Jezzanova, che sono i produttori che hanno lavorato con me a questo disco, hanno fatto invece tutto un lavoro di spostare accenti, di costruire una ritmica in modo diverso, in modo che la natura della ballad non cambi, ma diventi anche un po' appunto più sostenuta, e quindi che rotoli via meglio. Ma è come quest'anno ci tieni tantissimo a fare gruppo, non sei in albergo, hai preso un appartamento con tutto lo staff per condividere ogni momento e vedere addirittura Sanremo con il vostro gruppo d'ascolto quando non vi dovete esibire. Esattamente, tanto che l'altra sera è esploso il digitale terrestre, quindi finite che l'abbiamo visto in streaming sul computer, sembravamo, sai, gli universitari sfigatissimi, tutti buttati davanti a un 12 pollici. No, però ci sta, perché vuol dire riuscire a prendere il meglio delle cose, non stressarsi quando si corre da un'intervista all'altra, e riuscire poi la sera ad arrivare con l'emotività giusta, secondo me. Poi vabbè, mi piace, sono quelle cose che da ragazza facevo poco, adesso, cioè, con una famiglia numerosissima, con gli amici non riesco a starci mai, quindi per fortuna gli amici lavorano con me, e quindi eccoci. Allora, io volevo sapere come ti stai preparando questa serata e soprattutto per sabato. No, non mi sto preparando, questa è la rimando la consapevolezza di quello che succede normalmente all'ora prima. No, cerco di fare del mio meglio, ad avere, non lo so, cioè spero di cantare il meglio possibile. Questa è l'unica cosa che in questi giorni mi frulla per la testa. Lo fai in maniera straordinaria. Ieri l'omaggio, insomma, a Vasco Rossi, bellissima questa versione che hai fatto di Vivere. Ma io sono contenta che i fan di Vasco siano stati sia a quelli a cui è piaciuta che quelli che non hanno apprezzato, perché ovviamente già se vai a prendere certi dei della musica, insomma ti torna in qualche modo. Sono stati tutti comunque estremamente gentili e comprensivi, e io, cioè, ero molto, cioè, la sento molto quella canzone, quindi è stato proprio un onore per me cantarlo. Poi lui mi ha fatto sapere di aver apprezzato molto, tanto che dice di essersi accorto di aver scritto una cosa molto bella anche grazie alla mia interpretazione, quindi io posso andare a casa felice, non so come dire. Infatti volevo chiederti il complimento più bello che hai ricevuto, questo. Beh, direi davvero che, in assoluto, esatto, cioè ci è mancato poco che picchiassi la testa, tipo, no, non è vero, però è stato veramente veramente gratificante. L'istante prima che dicano Malika Ayane dietro le quinte, che cosa pensi, cosa succede? Allora, sistematicamente
praticamente c'è Francesca, che è la stylist, che è qui con me, che cerca di non farmi macchiare perché io sono peggio dei bambini, quindi mi ci vuole anche solo respirando, ma che quindi controllo di essere tutta intera, di non avere cose strane in mezzo alla testa, e poi penso a non inciampare, perché 3 gradini sono più pericolosi di 10, proprio è un disastro, cioè un percorso ostacoli, un po' giochi senza frontiere, arrivare lì davanti e poi guardarsi intorno, quindi sì, morirò, ecco, questa è la cosa tipica che penso prima di salire. Concentrati stasera e domani, e grazie mille di essere stata con noi. Grazie a te. Se puoi salutare gli amici di Radio Bruno. Ciao amici, io invitatemi a casa finalmente. Nella nostra nuova sede, ti posso? Aspettiamo. Sì, dai. Allora arriverò. Insistete perché questo succeda, per favore. Ciao. Radio.